che se ne è già andato, non è andato la cosa. Che siamo al finale? Ma faccio in tempo a nato, adesso mi sento, mi regala qualche minuto, quindi ringraziate laggiù, fategli un applausino e corriamo subito a approfittare alla meravigliosa che è già pronta a venire in diretta. Vorrei prima riattaccarla perché è una bella risposta. È l'ultima, sì. Dimmi, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao, a te, grazie di aver chiamato. Prima volta che mi vedi? No, no, sono anni. Anni, no? Da 1 a 16. 16. L'ultima. Allora, vorrei sapere qualcosa sull'amore, precisamente se farò un viaggio con questa persona. Quando sei nato? Il 3 maggio del 70. 70? Sì. E la persona cara al tuo cuore? È il 19 febbraio del 62, scusa. Tu vuoi sapere se farai un viaggio, uno spostamento, sì, qualcosa con questa creatura? Da che zona di Roma chiami? È Ciampino. Ti vede bene? Abbastanza bene. Sai che sono anche su TV Gold? Sì, sì. Bravo, bravo. Il lo sai che da giovedì sarò alle Ferriere vicino Roma, al numero che tra un po' rimetteranno che sarà donato per sapere alla vostra vista, per sapere come raggiungere il luogo che mi ospiterà, il ristorante arabo, alle Ferriere. Fateli comparire per l'ultima volta al finale il numero, in maniera che si vuole avere informazioni come raggiungere il luogo. Tra l'altro c'è musica da 3 il 20, vi divertirete, ci sono tanti stand, ci sono splendide donne, splendidi uomini, allora, sono qualunque situazione, venite, venite. Da 1 a 10. 9. Allora, io la formulo, se c'è un viaggio. Sì. Il viaggio viene ritardato, dunque, subentrerà una situazione, ma non di problematiche di storia tra voi, ma un qualcosa che lo ritarda, non posso neanche dire burocratico, ma che dovrà essere rinviato. Quindi avviene, ma non nei tempi calcolati. Questo rinvio è derivante da un impedimento, ma un impedimento non di natura sentimentale, quindi non di crisi, non di problematiche di salute, ma un qualcosa che porta a uno spostamento. È come io che dovevo cominciare alle Ferriere giovedì e purtroppo me l'hanno rinviato per via dei permessi a giovedì prossimo, che al 99% è sicuro, ma non è un no, è soltanto un viaggio che viene rinviato per un qualcosa che subentra, ma non di salute o di crisi d'amore. Quindi se deve essere fatto, supponiamo a marzo, viene fatto a metà maggio, quindi rinviato, non cambiato, con la stessa persona e non derivante da traumi di natura sentimentale o di lavoro o di qualcuno di salute, ok? Ok, questo allora è importante. Ciao, grazie. Ciao, auguri. Per la miglior canzone, il miglior video.